Buongiorno a tutti, grazie agli organizzatori per averci coinvolto in questo evento. Io faccio parte di un'associazione che si chiama Per l'Ambiente, una piccola realtà locale che però cerca di interagire interagisce col territorio portando le proprie professionalità acquisite sul campo con stivali e strumenti di lavoro ogni volta. E possiamo andare avanti un attimo? Io parto da lontano, parto dal concetto di biodiversità, perché mi serve a far capire come la biodiversità sia strettamente legata a quello che è un concetto di base di un processo evolutivo, ovvero gli organismi vivono in un determinato contesto e in esso si sono evoluti. Da lì emerge il concetto che chiaramente la diversità degli organismi è strettamente legata alla diversità ambientale, alla diversità del paesaggio. Quindi laddove il paesaggio e l'ambiente va a ridurre la sua complessità, io ho conseguentemente anche una riduzione in termini di biodiversità. E questo è un concetto base che è quello che si è visto nel tempo, qualcosa che è avvenuto nel tempo in tutta Italia. Abbiamo portato l'esempio dell'area di Camaiore, della Verzina, ma potremmo farlo per tutte le altre aree di tutta Italia. In pratica non si vede molto, però lo potete immaginare, quelli che erano una volta dei contesti ambientali diventano chiaramente per un uso turistico, un uso agricolo, un uso industriale o comunque produttivo, vengono tutti questi usi del territorio vengono a costringere il contesto naturale in aree sempre più ristrette, quindi rimangono all'interno di aree ristrette che possono essere quelle delle colline in cui siamo in questo momento, oppure l'area del Mare Azzurro, la zona del Giardo, e comunque delle piccole aree che sono disperse in tutto il territorio. Aree che assumono importanza strategica proprio perché là vanno a convogliarsi tutti quelli che sono gli organismi che vivevano un tempo in questo territorio, quindi non sono solo la memoria storica e culturale del luogo, ma sono anche la memoria naturalistica del luogo in cui viviamo, quindi hanno un'importanza notevole di per sé proprio per questo elevato valore di biodiversità che vi si va ad individuare, e poi sono fondamentali perché rappresentano delle aree di passaggio, le chiamano stepping stone, cioè dei ciottoli che io metto su un torrente per attraversarlo, delle aree di passaggio che possono essere nodi importanti e rete di collegamento nell'ambito di una rete ecologica più ampia. Credo che comunque dopo il dottor Simonetta ci entri più nel dettaglio di questa questione. Se vogliamo entrare nell'area del magazzino, purtroppo non si vede molto bene, però quello che si vede evidenziato è l'importanza del reticolo idrografico, che è particolarmente ricco. Chiaramente siamo nella zona del Camaiore, ma non solo, vi sono anche tutta una serie di un reticolo idrografico abbastanza importante che caratterizza tutta quest'area. Come diceva il dottor Baldaccini, siamo in una zona a differenti altezze e proprio alle differenti quote si sono venute a creare degli interessanti sistemi ambientali. E chiaramente questo ha comportato nel tempo, essendo un'area libera, come diceva l'assessore Rovai prima, ha comportato nel tempo un utilizzo vario da parte della popolazione, che va dai fotografi naturalistici all'utilizzo da parte di persone che vanno semplicemente a godersi di un ambiente che è rimasto relitto in un contesto molto antropizzato. Vi sono comunque anche dei campi ad uso sportivo, quindi sia è presente un campo da calcio, che l'area viene utilizzata ed è stata utilizzata nel tempo anche per fare gare di motocross. Nella zona però sono presenti anche altri contesti, come ad esempio la presenza di un depuratore.
Tutto questo, se noi lo mettiamo insieme, e se mi può fare un altro click, e se torniamo in quest'area, qui non si vedono, però avevo delineato quelle che erano delle strutture particolari, ovvero la delineazione di quella che è l'area individuata come cassa di espansione, che è praticamente quest'area. Circondo io con il dito, facciamo così. Allora, questo qui abbiamo detto che è il camaiore, l'area del magazzino è questa, l'area individuata per la cassa di esondazione è questa, immagino che non è, cioè io l'ho disegnata io, però non è quella del progetto, chiaramente, ho cercato di individuarla ed è un'area che verrà utilizzata dal corso d'acqua stesso nel caso in cui ci siano piene che superano quella che è la piena del progetto e che quindi tutto questo territorio verrà allagato salvaguardando quindi l'abitato che è qua. E questo per quanto riguarda il discorso della cassa di espansione, quindi questo è già di per sé un servizio ecosistemico che verrà svolto da questo contesto relativo, perché chiaramente il vero servizio ecosistemico sarebbe quello che il fiume svolge da solo in contesti in un altro contesto di laminazione delle piene, però dal punto di vista naturale. Qui siamo in un contesto che comunque sarà e dovrà essere gestito, che però mi dà una opportunità, uso una parola di quelle che ha usato ancora l'assessore Rovari, una opportunità appunto di utilizzo ulteriore di questo territorio. Tra le cose che avevo sottolineato vi era appunto qui un campo di calcio e in questa zona l'area del depuratore. È in questo contesto che poteva essere interessante, ad esempio, tra le tante cose, provare ad utilizzare proprio quest'area come finitura, finimento terziario, affinamento quindi delle acque che provengono dal depuratore, quindi individuare un'area di fitodepurazione che permetterebbe di utilizzare poi l'acqua che viene in uscita da questo depuratore stesso magari per irrigare il campo di calcio che è qui presente, oppure per utilizzarla per eventualmente nel caso in cui si decida di fare dei diotti o di individuare in quest'area un'area comune di gestione di questo tipo, utilizzarla proprio per irrigare il contesto di cui stiamo parlando. Quindi un'opportunità in più che viene fornita da questo sistema all'interno, questo all'interno della cassa di espansione. Ma quello che vedo anche è tutto un sistema di reticolo idraulico che è esterno alla cassa di espansione e col quale potremmo interagire. Se mi clicca, grazie. Questa è una foto, sono un paio di foto dell'area in cui non si vede bene, però si vede bene il filare di pini ed un canale che dritto dritto arriva poi direttamente fino al camaiolo. Qui non si vede, tutto il canale è completamente alle sponde, completamente cementate ed è quello dove va ad alimentarsi il pescatore che abbiamo visto precedentemente. Questi canali e quest'area abbastanza ampia direi potrebbero veramente essere utilizzati per un progetto più ampio di riqualificazione canali, ampliando gli spazi ed effettuando una depurazione naturale all'interno del canale stesso. Quindi è il corso d'acqua che, vi posso assicurare, non vive una bella situazione dal punto di vista biologico, di qualità delle acque, che potrebbe, grazie al fatto che ricreiamo al suo interno un sistema naturale di vegetazione periferiale, di differenziazione che mi sostiene poi quella diversità di organismi che mi permette di avere autodepurazione. Mi piace portarvi un esempio di questo che vi sto dicendo, estratti da delle slide degli amici del CIRF che nel tempo hanno sperimentato questa serie di tecniche proprio nell'ambito della Laguna di Venezia, grazie a dei finanziamenti proprio per il disinquinamento della Laguna di Venezia. Quindi l'obiettivo è proprio quello di ridurre il carico organico di questi canali. Anche qui purtroppo non si vede benissimo, ma guardate questi palazzi che poi saranno importanti come riferimento nella foto successiva, e guardate queste che sono le sponde molto simili a quelle che abbiamo visto nel nostro canale che è presente nella nostra area. Questo è un durante i lavori, e se clicchiamo, tenete in mente
palazzi, li ritroviamo qui. Questa è un'area ricreata e questo è quello che effettivamente si potrebbe andare a rivedere proprio in quell'area, restituendo un bene alla popolazione, perché andare a fare una passeggiata in quest'area sicuramente ha un valore diverso che non andare a farlo in un canale arginato o cementato. E comunque è un sistema di depurazione efficace di quelle che sono le acque del canale stesso. Quindi al di là del terziario, dell'impianto di fitodepurazione vero e proprio, che potrebbe essere preso in considerazione, interessante a mio avviso potrebbe essere questo, che restituisce anche all'ambiente una diversità importante proprio per le cose che ci ha detto prima il dottor Galletti. Altri esempi sono questi, le immagini sono piccole, però questo è un canale molto piccolo, vedete come piano piano si può arrivare, questi sono i lavori e questo è un posto lavori, sempre nella zona delle acque del consorzio di bonifica del Veneto. Ci sono una serie di esempi, si può cliccare, purtroppo le immagini non si vede, però la differenza si vede, qui c'è una sponda arginata, una sponda difesa, questo è l'alternativa, cioè andare a ricreare, ad allargare il mio spazio. Questo mi permette anche di trattenere l'acqua in un sistema e ridurre ancora una volta i picchi di piena. Va bene, io direi che con le foto possiamo fermarci qua, tanto comunque ci siamo capiti. Un altro tipo di intervento che potrebbe essere fatto è proprio quello del controllo a basso impatto della vegetazione in alveo, cioè gestendola effettivamente in una maniera diversa rispetto a quella che viene fatto e che si è fatto finora, si può ricreare degli ambienti. Vediamo la slide successiva, questo è il risultato di una gestione che viene fatta, cioè il pozzo d'acqua non viene abbandonato, la gestione viene effettivamente effettuata, però con risultati che anche dal punto di vista naturalistico e ambientale creano diversità e quindi creano da questo punto ricchezza. E chiudo dicendo semplicemente che mi piace aggiungere alle parole che ha detto l'assessore, che sono quelle di utilizzare la parola opportunità, e l'organizzatore della giornata dell'evento di Terra Nuova ha usato le parole modificare il nostro stile di vita. Se noi osiamo modificare il nostro stile di il nostro modo di pensare e abbiamo il coraggio, questa è la parola che mi piace aggiungere a questo contesto, abbiamo il coraggio di cambiare il nostro modo di pensare, possiamo effettivamente portare a casa questo tipo di interventi e magari andare in giro dicendo il comune di Camaiore ha effettivamente fatto questi interventi e non è il consorzio di bonifica ma è il comune di Camaiore. Grazie.